Club di Friendly Green. Siamo in Inghilterra, dove stiamo seguendo la finale, primo e secondo posto dei campionati del mondo 2010 di freccette organizzati dalla World Darts Federation, o meglio dalla British Darts Organization, con il patrocinio della World Darts Federation. Quindi siamo nelle federazioni ufficiali di freccette. Sappiamo che c'è anche la federazione concorrente, il PDC, Professional Darts Council, che è, diciamo, la lega dei professionisti, se vogliamo usare un termine più comprensibile, che organizza un proprio mondiale finito recentemente, vinto dal solito Phil Taylor, The Power, in finale contro Whitlock, che l'australiano che si era messo in luce 2 anni fa qui con la finale. E quindi, diciamo, però, per noi che seguiamo le freccette qui in Italia, Federazione Italiana Gioco Freccette, affiliata alla World Arts Federation, questo è il momento più importante dell'anno. E la World Arts Federation a sua volta è affiliata al GAISF, che è un organismo che riconosce tutte le varie federazioni sportive mondiali, perché non dimentichiamo che il gioco delle freccette, cioè le freccette, dal 2007 è stato riconosciuto come sport ufficiale del CIO, e l'unica organizzazione appunto riconosciuta è la World Darts Federation, per cui la PDC e i nostri cugini sono proprio un'altra cosa, perché trattano soltanto giocatori professionisti. Sì. Quindi la scelta di, appunto, l'ultimo in ordine di tempo sono stati appunto i due finalisti di 2 anni fa, Whitlock e Webster. Whitlock e Webster sono chiaramente scelte da professionisti, sì, quindi 64. Perfettamente legittime, però per arrivare a giocare a Lakeside possono in linea teorica arrivarci tutti. È vero. Chiaramente i primi 16 della classifica mondiale ci arrivano di diritto per i loro piazzamenti nel calendario mondiale. Noi, per esempio, per poter arrivare a Lakeside possiamo 180 di cisma, si porta 20, attenzione, ed è già 1-0 a suo favore contro i leg nel terzo set. Appunto, stavamo dicendo che un nostro tesserato, un nostro giocatore può tranquillamente arrivare, cioè tranquillamente può arrivare, tranquillamente è un modo di dire. Esatto. Stato chiude il leg con doppio 4, Adams 1-1, esatto. Segui pure Davide. Per esempio, il nostro campione italiano va di diritto a partecipare al WIMAU, che è uno dei tornei di qualificazione per appunto Lakeside. È di per sé il secondo torneo per importanza, esatto, nel panorama internazionale, esatto, e qualifica, sì, un certo numero di giocatori per Lakeside. Quindi, per quanto ci riguarda, il nostro eventuale potenziale rappresentante è come minimo campione italiano. Sì. Però questa non è una cosa possibile in PDC, perché appunto la PDC raggruppa soltanto giocatori professionisti, quindi hanno tutta un'altra logica, tutta un'altra cosa, ripeto, perfettamente legittima. Certo, certo. È un po' come quando alle Olimpiadi non erano ammessi giocatori professionisti. Bravissimo. Per esempio nel basket, chi giocava in NBA non poteva partecipare alle competizioni FIBA, o nel tennis nel periodo anni 60, 50, 60, in cui c'era stato il dualismo tra professionisti e dilettanti. Insomma, sono quelle situazioni, chissà, peraltro è una situazione relativamente recente, chissà che in un futuro due cose non si vadano a riunificare, perché in tutte queste discipline che abbiamo nominato, all'inizio era solo un organismo, poi si è diviso in professionisti e dilettanti, e poi si è ritornati a riunificarsi tutti i professionisti o tutti. Io ho paura invece che potremmo fare la fine della box. Ecco, invece, quello sarebbe... Perché comunque il gioco delle freccette in certi paesi, come appunto quelli anglosassoni piuttosto che in Olanda eccetera, è un grosso business. È vero. È un grosso business, perché appunto io invito tutti a visitare il nostro sito, la nostra Bibbia, come la chiamiamo io e te, che è www.dartsdatabase.co.uk, dove trovate tutta la storia dei vari giocatori di freccette, e vedete soprattutto nei big, a partire da Phil Taylor, cioè
che cifre girano nelle freccette. Eh sì. Per cui sono tutte logiche che sicuramente non... A noi, o meglio, a me personalmente mi piace vedere giocare a freccette, che poi si chiamino VDF, che io preferisco chiaramente, certo, o PDC, eccetera. L'importante è che siano delle bellissime partite. Intanto chiude, mi sa che ha preso il volo. Adams, attenzione, si porta sul 2-1 in questo terzo set. È vero, no, che la partita è lunghissima. Sì, tocca a lui, tira, gli ha fatto, sì, il break. Gli ha fatto il break. Quella è inquadrata la moglie di Adams, Sharon. E se andiamo sul 3-0, è vero, deve ancora vincere altri 4, sì, però insomma. Sì. E poi c'è sempre il precedente. Quindi... C'è sempre il precedente, lo ricordiamo, 2007. 6-0 in favore di Adams contro Nixon, peraltro un Carneade ancora più di Cisnall. Ecco, Nixon è stato uno che è dato dalle qualificazioni. Esatto. Ha vinto qualche suo torneo di contea, adesso non so come funzionano i Ci sono meccanismi abbastanza complicati. Ma è uno che è arrivato veramente da lontano, era già contentissimo di essere arrivato anche solo a partecipare. Sì. Una serie, lui ha giocato bene, una serie di, penso che anche lui abbia avuto un sorteggio abbastanza favorevole, quindi ha avuto un paio di turni con gente del suo livello, diciamo così, ne ha approfittato, per amor di Dio, ci vuole anche quello nello sport. Non è il caso infatti invece di Cisnall, come abbiamo detto, che a parte essersi meritato la prova alla finale avendo avuto un tabellone impossibile, letteralmente impossibile, ma poi lo dicevamo, il giocatore emergente, numero 16 del tabellone World Arts del ranking World Arts Federation, è uno che sta cominciando a vincere. Quest'anno ha vinto il BDO International Grand Prix, ha vinto il British Open, ha vinto l'Lancashire Open, il Welsh Masters, già l'anno scorso un paio di risultati, l'Isle of Man, l'Open dell'Isola di Man, il campionato nazionale inglese. Insomma, non è un Carneade Cisnall, era atteso ad alti livelli più o meno in questi anni, ci si aspettava la sua definitiva esplosione che potrebbe essere arrivata quest'anno. 3-7-0. Ma attenzione, perché Adams si è portato sul 3-0 e comincia a mettersi male per Cisnall, anche se la partita